Bene, volevo parlarvi di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Obiettivo è ridurre la tassazione sul lavoro. A tal fine, la legge di bilancio 2020, al suo interno è stato previsto che dal 1 luglio 2020, fosse superata la disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l'introduzione di due nuove misure fiscali. Si tratta del trattamento integrativo strutturale per i titolari di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, con un reddito complessivamente non superiore a 28.000 euro ed un'ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020, sempre dai titolari di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con un reddito complessivo superiore a 28.000 ma fino a 40.000 e in misura decrescente all'aumentare del reddito. Al fine di consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari, è previsto che entrambe le misure fiscali siano riconosciute in automatico dai sostituti d'imposta, quindi dai datori di lavoro, quindi senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Pertanto, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale sono attribuiti dai datori di lavoro, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative alle prestazioni rese a decorrere dal 1 luglio 2020. Forza! Ciao a tutti! Spengo.